Io accuso il colonnello Dupaty de Clam di essere stato l'artefice diabolico dell'errore giudiziario e di aver in seguito nascosto per 3 anni la sua opera nefasta ricorrendo alle macchinazioni più vergognose. Accuso il ministro della guerra generale Mercier di essersi reso complice di una delle peggiori iniquità del secolo. Accuso il generale Biot di aver avuto in mano le prove dell'innocenza di Dreyfus e di averle soffocate per salvare lo Stato Maggiore. Accuso il tribunale militare d'aver violato il diritto, condannando un accusato in base a un documento rimasto segreto e di avere poi coperto questa illegalità commettendo l'altro delitto giuridico di assolvere scientemente un colpevole. Francia, fine settembre 1894. Negli uffici del controspionaggio si scopre una lettera, non firmata, che annuncia a un addetto militare tedesco l'invio di documenti segreti. Dopo una rapida e sommaria inchiesta, viene accusato del misfatto il capitano ebreo Alfred Dreyfus. Il ministro della guerra, generale Mercier, ignorando i dubbi espressi da un esperto grafologo, fa condannare all'ergastolo Dreyfus, che dopo essere stato ignominiosamente degradato, viene deportato all'isola del diavolo. È il 5 gennaio del 1895. Ma già l'anno seguente un funzionario governativo, Picard, intercetta un messaggio al maggiore Sterasi e, confrontando nella calligrafia, riconosce facilmente in lui il vero autore del primo documento. Ma Sterasi è ben protetto nelle alte sfere militari e Picard è subito spedito a comandare un reggimento in Tunisia. È a partire da questo momento che, paradossalmente, non è più tanto importante conoscere la verità su Dreyfus quanto rendere inoppugnabile la sentenza del tribunale militare contro di lui. L'affaire Dreyfus diventa così l'elemento catalizzatore di tutte le tensioni che da alcuni anni laceravano la Francia.